La parola per la vita. Lettura del commento al Vangelo di Paolo Curtaz di venerdì 10 marzo 2023. Deserto che ci purifica, deserto che ci illumina, deserto che ricentra la nostra vita. Per rimettere in ordine i pezzi, per fermarci e guardare noi stessi da fuori, per scrutare l'orizzonte, per vedere dove stiamo andando e se potrebbe accadere. Siamo diventati come quei vignaioli che non ammettono di non essere proprietari della magnifica vigna che è stata loro affidata. Perché a volte ci dimentichiamo che tutto, ma proprio tutto, ci è stato donato. La vita, l'esistenza, le relazioni, la capacità, la possibilità. Che la vita ci è regalata per farla fiorire, per farla crescere, per donare quanto abbiamo ricevuto creando un virtuoso circuito di luce e di pienezza nella logica di Dio. La vita che abbiamo è un dono. Questa giornata è un dono. Il fatto di stare pregando è un dono. Poi, certo, spesso vorremmo fosse migliore, vorremmo avere maggiori opportunità. Ci lamentiamo di non essere capaci, di non essere all'altezza della situazione. Ma una cosa è evidente. Abbiamo ricevuto tutto e tutto ci è stato affidato. Ma il nostro mondo, spesso, fa esattamente come i vignaioli omicidi che godono dei frutti di ciò che hanno pensato di esserne i proprietari. E così abbiamo sfruttato il pianeta fino a svuotarlo, manipolato la vita fino a deciderne le sorti, dato sfogo alle peggiori ombre e alla bramosia, scordando la solidarietà e la cooperazione. Non siamo i proprietari della vita e diventa inutile, come facciamo, tapparci le orecchie per non ascoltare i reclami dei servitori venuti a ricordarci chi siamo e cosa siamo chiamati a fare. O peggio, gettare fuori dalla nostra vita, vigna, il figlio venuto a svelare il volto del padre. Dio ci ha donato una vigna da coltivare e si aspetta un po' di condivisione, un po' di rispetto, una buona bevuta in compagnia. Non ci apparteniamo, tutto è nostro, ma noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio. È bello, oggi, vivere questa giornata sapendo che non siamo i dominatori dell'universo, ma che abbiamo l'onore di collaborare con Dio alla creazione del mondo. Buona giornata e buona riflessione a tutti.